Dopo una bella o buona scorpacciata di buonismi sentimentaloidi, eccone subito un'altra apparentemente diversa, ma in continuità sul piano della pelle. Resterà sempre difficile spiegare il repentino passaggio dalla scorpacciata di buonismi natalizi alla scorpacciata di folli frenesie di fine anno, difficile da spiegare, se poi le vittime sono i credenti o le comunità cristiane. Pensate, nel mistero natalizio il tempo si riempie di grazia divina e con l'ultimo dell'anno si vuole quasi ammazzare un tempo di grazia, cadendo nel vuoto di un altro anno che non sembra promettere quella novità di grazia che tutti vorremmo. Mancano le premesse di un'apertura di spirito interiore indispensabile per accogliere la novità della grazia. Il Figlio di Dio, o il Logos, come scrive Giovanni nel prologo, entra nel tempo per riempirlo di grazia e in una notte, in quel secondo tempo che va dalla fine di un anno all'inizio dell'anno entrante, in un secondo di tempo, si pensa di compiere un rito di scongiuro, antico ma sempre moderno, talmente sterile da far naufragare ogni speranza nel vuoto del nulla. Sarebbe interessante, ma non credo che sia la messa giusta e il giorno giusto, soffermarsi sul rapporto tra tempo e eternità. Ma una cosa la devo dire, purtroppo ancora oggi abbiamo una concezione materiale o esteriore del tempo, quasi un contenitore dove succede di tutto alla rinfusa, dove mettiamo di nostro ogni prodotto di cose che si consumano e muoiono. Il tempo è un contenitore chiuso alla novità, e la novità è l'infinito di Dio che dà valore al tempo. Eppure nella Bibbia si parla di pienezza dei tempi, ovvero i tempi si compiono con l'arrivo di qualcosa di grande che appartiene al mondo del divino. O più specificatamente, si parla di un'ora, quella di Dio, che è l'ora dello Spirito Santo che santifica il tempo con la sua presenza. Non dimentichiamo le parole di Gesù alla Samaritana. Viene l'ora, ed è questa in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Ecco come si santifica o si eternizza il tempo. Adorare Dio in spirito e verità. Mi chiedo come l'uomo moderno viva il suo tempo, come un contenitore di cose da consumare per poi farsi consumare del tempo, oppure come un tempo di grazia da vivere nella libertà dello Spirito Santo. Ieri sera ho ascoltato il discorso di fine anno di Sergio Mattarella, il solito discorso a fior di pelle. Mai una parola sull'essere umano nella sua realtà interiore. Certo, c'è il lavoro, mancherebbe altro, che è un problema. C'è la casa, sempre a fior di pelle. Mai una parola sul fatto che noi siamo dentro qualche cosa di diverso. Ma soprattutto non mi è piaciuta la frase, sono rimasto lì, testuali parole. Non possiamo vivere nella trappola di un eterno presente, quasi in una sospensione del tempo che
che ignora il passato e oscura l'avvenire, così deformando il rapporto con la realtà. Ma caro Presidente, se il tempo non si fa eterno, tutto si fa una betoniera che stritola ogni essere umano. No, non ci siamo. È l'eterno nel presente che dà valore al passato e al futuro. L'eterno che è nel presente. Altrimenti il grosso animale, ovvero il sociale, come parlava Platone, che sembra l'ossessione del messaggio di una chiesa, che ha perso la testa, uscendo fuori della realtà dello spirito, divorerà anime e corpi. Anche in questi giorni mai ho sentito una parola da parte della Chiesa ufficiale sulla realtà dello spirito interiore, mai, sempre problemi esterni che fanno parte dell'animale, del grosso animale, del sociale. Oggi è il primo dell'anno, la Chiesa con Paolo VI dal 1968 dedica il primo dell'anno alla pace. Sono passati 50 anni, sono stati scritti 50 messaggi da parte del Papa, sono state fatte magari migliaia di marce per la pace. E tutto questo a che cosa è servito? Lo chiedo, è una domanda. Un tempo si dava la colpa al potere, alle dittature, alle voglie espansionistiche di nazioni potenti che creavano squilibri, ingiustizie, schiavitù dei più poveri che venivano sfruttati ai fini del benessere dei più ricchi. Sì, oggi c'è forse maggiore democrazia, almeno così diciamo. Maggiore coscienza di valori, quali libertà e giustizia, si sono conquistati più diritti, eccetera, eccetera. Ma le cose non funzionano. Perché? A parte le planetarie ingiustizie del passato, e non dimentichiamolo, che pesano ancora anche sulla società di oggi, il sangue vuole sangue e c'è la vendetta dei poveri repressi. Ma c'è di più che non funziona. Ed è il falso concetto di giustizia fondato sulla conquista dei diritti a discapito di doveri. Mai una volta, neppure ieri sera, sento parlare di doveri. Diritti. Mai parliamo di doveri. Mai. E questo si chiama egoismo. Ecco dove sta la cosa che oggi non funziona. Uno, squilibrio tra diritti e doveri. I veri doveri fanno parte del nostro essere interiore. I doveri non sono quelli imposti dalla società o dalla Chiesa, non sono quelli, che sono obblighi più o meno istituzionali. I doveri dell'essere, fanno parte di tutti, poveri e ricchi. Poveri e ricchi. Anche i poveri vanno educati al senso del dovere, perché altrimenti quando arriveranno a un certo benessere questi poveri o emigranti, eccetera, eccetera, diventeranno egoisti anche loro, contribuendo a creare una società squilibrata e ingiusta. Non dobbiamo accontentarci di dire oggi tocca a me star bene, ne ho patiti di ingiustizie. Il problema è un altro, come star bene tutti insieme. Ma che significa star bene? E qui tiro in ballo il terzo brano di oggi, ovvero le parole di Luca, quando scrive, è una frase importante, Maria da parte sua osservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. A me piace andare a vedere le parole originali perché l'italiano certe volte non è che rende bene. Allora, l'italiano meditare, traduce un verbo greco, sumvallein, che significa mettere insieme. Notate la parola simbolo, sumvallein, simbolo, deriva proprio dal verbo greco simbolo. Col simbolo
io riesco a mettere insieme più pezzi per trovare il senso più profondo di una cosa. Meditare dunque, che cosa significa? Trovare l'unitarietà di qualcosa che con i nostri occhi superficiali vediamo come spezzettata, divisa, composta di più cose, magari inconciliabili tra loro. Maria dunque ha meditato su ciò che era successo in quei giorni per trovare il senso profondo, quello di Dio. Non si era limitata a notare il succedersi degli avvenimenti, ma ha cercato il loro nesso profondo, meditava. La differenza tra superficialità, esteriorità e interiorità sta proprio qui. Si è superficiali quando si è fuori del nostro essere. E allora vediamo, giudichiamo gli avvenimenti staccati tra di loro senza afferrarne un nesso, un rapporto profondo. Allora c'è questo problema, c'è quell'altro problema, ma tutti staccati. Non vediamo il nesso, il significato. Se invece rientriamo dentro di noi, nello spirito, ecco, è importante parlare di spirito. E guardate, ancora una volta, io veramente insisto, quando parlo di spirito non parlo di religione, perché lo spirito è dentro tutti, credenti e non credenti, fa parte dell'essere umano, non c'entra niente nella religione. Quindi perché non parlarne anche quando uno è ateo, quando uno è laico, anche nella politica, perché non parlarne? Si ha paura di dire, oh, tu sei religioso, ma cosa c'entra? Se invece rientriamo dentro di noi, nello spirito, che fa parte del nostro essere umano, riusciamo a cogliere l'unitarietà di un disegno. Lo spirito divino ci aiuta a cogliere un disegno che, beh, noi siamo credenti, no? Almeno ci crediamo nello spirito divino. Se rimaniamo fuori di noi, come purtroppo fa la Chiesa oggi, resterà sempre incomprensibile. Vedete quanto sia importante ritornare nel nostro essere interiore? Se vogliamo ricomporre la frammentazione delle cose, di ciò che succede nel mondo, anche questo significa volere la pace, che è la pace, armonia da cogliere nello spirito interiore.